avuto un mio percorso originale negli anni 60, perché ho creato un tipo di thriller che fu chiamato allora sexy thriller, perché coincideva con quel momento in cui nel cinema italiano una ventata di trasgressione di libertà portò all'esibizione di qualche nudo parziale femminile che oggi farebbe sorridere, perché al massimo si vedeva un seno. Trilogia che io ho fatto con Carol Baker, cioè Orgasmo, Così dolce, così perversa e Paranoia, io le definirei invece un VIP thriller, nel senso che erano storie ambientate sempre in ambienti molto importanti dal punto di vista sociale, dove la corruzione, la sete di emulazione, dove alcuni elementi tipici delle classi alte sfociavano quasi sempre nel delitto, nella denigrazione, e quindi c'era anche una trasgressione mostrata dal punto di vista sessuale. Oh, Nicole, è stato spaventoso. Non pensarci più adesso. L'importante è che hai ottenuto quello che volevi. Lui morto e tu ricca. I miei rapporti con Carol Baker furono eccellenti. Io mi sono trovato di fronte a un'attrice che aveva delle caratteristiche diverse dalle attrici italiane, perché lei, come tutti gli attori americani, ma particolarmente lei che aveva fatto l'Actors Studio, voleva sapere esattamente dal regista quali erano le componenti psicologiche del personaggio, quali erano gli scatti nelle varie scene. E quando poi era convinta, aveva chiuso tutta questa preparazione preliminare con il regista, era facilissimo girare. E questo però non è solo di Caro, ma di quasi tutti gli attori americani. Vengano sul set e girano.